seconda giornata dedicata alla distribuzione in tutte le sue forme. Questo è stato lo Steelnet Forum organizzato da Eurometal con la collaborazione di Assofermet e ospitato presso la sede dell'Associazione dei distributori di acciaio, rottame, metalli e ferramenta. L'evento ha riguardato tanto l'analisi quanto le possibili soluzioni all'attuale momento di crisi che sta attraversando il comparto europeo. Roland Dörn, direttore di Growth & Cycles per RVI, ha esordito illustrando la situazione macroeconomica europea. As we see two diverging trends. On the one hand, the macroeconomic outlook for the global economy has improved somewhat. That also offers export opportunities. On the other hand, the outlook for the economy in the Eurozone is still not so good. And there is still a lot of factors that are dampening growth here. Ulrich Becker, presidente di Eurometal, ha sottolineato le differenze che intercorrono tra le diverse aree continentali rispetto alla produzione d'acciaio. Definitely the northern European countries are in a better situation based on their industry structure. The southern European countries, based on their construction dependency, and I'm looking particularly into Spain, are suffering the most, and there the need for adjusting capacities and consolidation is far higher than in the northern ones. The overall situation is that the northern European countries cannot balance this loss in quantities which is coming from the southern European countries. So overall, as been shown by the Eurometal, the apparent consumption will go down in 2012 by 3%. E Filippo Bodon, amministratore delegato di ArcelorMittal Distribution Solutions della divisione Nord Europa, ha evidenziato il peso della componente rappresentata dall'overcapacity nel contesto economico del settore. I think right now the economical situation in Europe is very difficult. Consumption is down. So demand is down. There is overcapacity with the mills. There is overcapacity with distribution, which means that the margins are difficult right now. Cesare Viganò, General Manager di CLN, invece ha messo a fuoco la situazione italiana dei centri servizio. Noi usciamo da un periodo di gennaio-aprile dove abbiamo avuto un andamento della domanda sia reale che apparente in riduzione rispetto all'analogo periodo del 2011. E quindi già da un punto di vista volumetrico, come anche le stime che abbiamo in mano dimostrano, il mercato italiano centri di servizio è in ritardo di circa un 15% sull'analogo periodo 2011. A questo problema, diciamo, di minori spedizioni, volumi, si somma quello di una marginalità che sta mano a mano progressivamente riducendosi e quindi una componente di criticità aggiuntiva che va a sommarsi a quella delle minor quantità, producendo un effetto combinato che sicuramente nei mesi anche a venire, dove non si vede almeno fino all'estate un cambiamento di tendenza, produrrà delle difficoltà nel condurre, diciamo, proprio l'attività gestionale di un centro di servizio. Roberto Lunardi, presidente di Assofermet, mette a confronto la tenuta delle quattro divisioni in cui si articola l'associazione. Sono quattro famiglie molto diverse fra loro, chiaramente ci sono alcune che sono più legate alla realtà domestica, come quella delle ferramenta, dove chiaramente le difficoltà economiche, la restrizione dei consumi sono particolarmente evidenti. Settori più globalizzati, come quello degli acciai o meglio ancora quello dei metalli non ferrosi, sentono meno le difficoltà italiane, pur sentendo completamente quella internazionale. Il settore dei rottami in parte ha un andamento meno pesante perché sfrutta l'alta richiesta di materie prime in tutto il mondo, quindi conseguentemente anche nel nostro paese. Analisi e prospettive del mercato dell'inox nelle parole di Marcus Moll, Managing Director di SMR. The stainless steel market is cooling at the moment, that means production in quarter 2 and quarter 3 will be below probably last year's production, so demand is down. What's funny or interesting is that the stainless steel scrap market is relatively tight, you know, that's unusual, and the main reason is that the Chinese at the moment are importing scrap, which they did not do for many years actually, and so the scrap prices are relatively high even in a market that is being depressed, but the fourth quarter we will see a significant uptick again
and also in stainless production. Ma cosa dovrà fare la distribuzione? Risponde Ulrich Becker. Particularly for 2012 and going forward, the overall margins, even based on a high price level, are compressed. So distribution has to think about adjusting capacity to the ongoing demand, and they have to think about increasing efficiency cost-wise in the value chain and the risk management related to stock quantities. Le prospettive migliori saranno per i centri servizio indipendenti, a dirlo Patrick Nies, vicepresidente di Eurometal. I am convinced that there are better outlooks for the independent ones because they have really much more a focus on the customer side, and at the purchase side they have the flexibility to buy the material where the material at the best conditions. And that's just the advantage to be an independent. At the same time, of course, you can also choose for your customer which mill can produce the best quality at the best conditions. You have that liberty. If you are an independent steel service center, you are much more linked to your steel mill and you can't go to buy or to purchase material to other steel mills because too much linked to your mother steel mill. So for me, conclusion, the independents have more possibilities to serve better the customers than the dependent steel service centers. Per i trader invece la soluzione indicata da Ralph Oppenheimer, presidente di STEMCOR, passa attraverso i servizi. The trader has to offer more services. He has to add more value. He can only justify his existence by providing value for money. And that means more finance, more processing, more marketing, more just-in-time delivery. Qual è il primo passo da fare per la distribuzione italiana oggi? Lo spiega Michele Ciocca, presidente di Assofermet Acciai. Siamo in un momento di, purtroppo, di difficoltà grossa, di declino dei consumi, e questo per la distribuzione italiana diventa un passaggio obbligatorio perché prenda coscienza di questa nuova fase e si interroghi molto rapidamente su come poterla gestire. Perché attualmente la situazione economica sta diventando per i distributori di acciaio sempre più complicata, difficile. Cerchiamo di intervenire, far qualcosa prima che diventi veramente insostenibile. Filippo Bodone e Cesare Viganò concordano sull'importanza dello Steel Net Forum. These meetings with the industry gathers are extremely positive. They enable to exchange, to know the people in the industry, but also to exchange some views, to share some views. And normally, at least I hope for each person to come back with some ideas and more knowledge than when he came. Un meeting che è stato molto interessante, ma che evidentemente lascia una profonda negatività in tutti noi, perché non abbiamo praticamente sentito nessun intervento come era prevedibile che desse uno scenario ottimista o quantomeno possibilista da un punto di vista della ripresa.